Grazie, grazie a tutti voi per essere presenti a questo invito del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che pur molto impegnato non ha voluto mancare di salutare ufficialmente le delegazioni del CONI e del CIP che stanno per raggiungere, anzi qualcuno addirittura forse è già a Tokyo, anzi senza forse, e quindi siamo qui per salutare gli atleti, i dirigenti, i tecnici, i medici, i fisioterapisti. Insomma, tutti i dirigenti che sono in partenza per Tokyo. E naturalmente il nostro cuore oggi è nello zucchero perché il testimonial della Regione Marche, io non so se il presidente Acquaroli ha qualcosa di particolare perché ha avuto un'intuizione straordinaria scegliendo Roberto Mancini come testimonial e mi pare che il traguardo ottenuto ieri, presidente, dimostri quanto la scelta sia stata giusta. Mi permetto anche sportivamente di ricordare che lei qualche giorno fa ha indovinato anche il marcatore di una partita segnalando un Imbarella, ma lasciamo perdere questo. Prego. Io innanzitutto vi chiedo scusa del perenne ritardo in cui insomma vivo, però gli impegni sono tantissimi. Lei ha detto benissimo, oggi per noi è una giornata straordinaria, bella, bellissima, perché un marchigiano ha guidato la nazionale sul tetto d'Europa e credo che sia una bella soddisfazione per tutti, però mi piace salutare tutti gli atleti in presenza e tutti gli atleti collegati da remoto. Mi piace salutare e ringraziare Fabio Luna e tutti gli altri presenti in questa conferenza stampa, Luca, Savoiardi, Assunta, tutti, Tecchi, Latrellini. Io voglio dirvi brevemente un messaggio che sento veramente forte, in particolare oggi, perché ho sentito in questi giorni il calore di tanti marchigiani. La nostra è una terra straordinaria che però ha passato alcuni anni un po' particolari, brutti. Prima il sisma, con tutto quello che è accaduto su grandissime parti del territorio marchigiano. La crisi economica che ha portato tanti giovani a doversi allontanare per cercare lavoro e poter affermare un percorso di vita. Oggi la pandemia, e quindi che è un fenomeno mondiale, ma che sicuramente su un territorio dove già era innescato un processo difficile, gli effetti sono più visibili e anche più impattanti. Voi rappresentate un'opportunità di riscatto, un'opportunità di riscatto per un territorio che ha voglia assolutamente di tornare protagonista, ha voglia di essere conosciuto, ha voglia di essere scoperto, ha voglia di affermarsi. C'è veramente questa fame di vittoria in giro per la nostra regione. E credo che lo sport possa essere uno straordinario testimonial di quello che noi possiamo rappresentare e di quello che rappresentiamo. Quindi noi veramente vi facciamo gli auguri perché sappiamo che è un impegno a Tokyo importante per tutti voi, però sappiate che la comunità marchigiana vi è vicino, sappiate che la comunità marchigiana è orgogliosa e vi seguirà con molta attenzione perché in voi riponiamo la fiducia sportiva, ma anche la fiducia di poter essere tutti insieme artefici del riscatto della nostra terra, della nostra regione. In questo senso, io spero e sono convinto che sarete all'altezza della sfida che abbiamo davanti e sappiamo anche che lo sport è un elemento molto importante, perché lo sport è un elemento che prescinde dall'agonismo. Lo sport è l'elemento che testimonia la capacità, la forza di un determinato territorio anche di saper affrontare le sfide. E per il tramite dello sport si socializza, si arriva ad essere veramente interpreti di tanti aspetti che non sono solo legati alla disciplina stessa che ognuno di voi insomma, porta avanti nella propria vita. In questo senso, veramente un grande augurio a voi, un grande augurio per le Olimpiadi e speriamo di rivederci qua alla fine, tutti in presenza, alla fine di questo straordinario evento per poter festeggiare e per poter raccontarci quello che di straordinario sarete riusciti a conquistare. Insomma, oggi
queste Olimpiadi per noi, per la nostra regione, per la regione Marche, nascono sotto una luce particolare. E veramente in bocca al lupo a ognuno di voi. Grazie. Grazie Presidente. E allora, mentre vorrei rassicurare chi è collegato da remoto, perché li terremo pochissimo, perché sappiamo che sono impegnati chi in visite mediche, chi in tamponi, chi a preparare i bagagli e chi ad allenarsi fra pochi minuti, volevo salutare rapidamente Gherardo Tecchi, Presidente Nazionale della Federazione Ginnastica d'Italia. Buongiorno, buongiorno Presidente, grazie. Marco Baioni, che è il presidente regionale della Federazione Ginnastica d'Italia, Davide Paolini, presidente regionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Stefano Angelelli, presidente del Comitato Regionale della Scherma, Fabio Franchini, presidente regionale della Federazione Italiana Pallavolo, e ancora Fausto Aitelli, presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto, e Lino Secchi, che è collegato da remoto come presidente della Federazione Ciclistica Italiana, naturalmente Comitato Regionale Marche. Ed ora il saluto del presidente del CONI regionale delle Marche, Fabio Luna. Grazie Andrea. Un saluto velocissimo perché vorrei ascoltare tutti gli amici che sono qui presenti e tutti gli amici che sono collegati, che ringrazio infinitamente perché hanno veramente rubato tempo prezioso per essere qui per questo appuntamento. Un appuntamento che si ripete oramai da alcuni quadrienni, che non volevamo mancare neanche quest'anno, nonostante le difficoltà siano note a tutti. Pochissime regioni d'Italia, Presidente, sono riuscite a organizzare questo appuntamento e pertanto prima Andrea ha citato i vari presidenti regionali che sono qui presenti. Io li voglio veramente abbracciare tutti quanti con un caloroso veramente abbraccio, perché se non fosse per loro non saremmo riusciti a organizzare tutto questo, ma io penso che dire grazie a tutti coloro che andranno a rappresentare le Marche dal 23 di luglio era il minimo, Presidente, che potevamo fare. Forse qualcuno, anche la stampa, magari già pensa alle future, alle medaglie, quante ne vinciamo, non le vinciamo, eccetera, eccetera. Io vorrei che questo momento fosse intanto per dire grazie, perché vi siete qualificati. Solamente chi appartiene al mondo sportivo sa quanto è difficile acquisire la partecipazione a questo evento. E la cosa che vorrei anche sottolineare è che la nostra regione, Presidente, ci andrà a rappresentare non solamente con le nostre eccellenze che sono gli atleti, ma la nostra regione sa esprimere dirigenti che vanno ad accompagnare le delegazioni, sa esprimere il medico ufficiale della federazione, sa esprimere preparatori atletici, sa esprimere tecnici di primo ordine che vanno a portare le loro nazionali o i loro atleti. Questo per dire che cosa? Che il nostro movimento sportivo, nonostante tutte le difficoltà, sta ancora esprimendo eccellenze. Non è che noi viviamo solamente per i Giochi Olimpici, ma sicuramente quando c'è un momento come questo è un po' la ciliegina sulla torta. Non è che il movimento sportivo deve essere misurato dalle medaglie olimpiche, assolutamente, deve essere misurato per tutto quello che fa dal 1 gennaio al 31 dicembre, anno dopo anno, però sicuramente questo appuntamento è un qualcosa in più. Il mio saluto è anche quello dei due vicepresidenti che sono qui presenti in sala, dell'intera giunta, di tutto il consiglio regionale del CONI. Faccio veramente un in bocca al lupo a tutti quanti. Sono convinto che ancora una volta le Marche saprà far valere tutto quello che di buono ha sempre fatto valere. Un caro saluto anche all'amico Luca Savoiardi, perché abbiamo parlato adesso di CONI, ma subito dopo ci sono le Paralimpiadi e pertanto qui ci sono anche i rappresentanti del CIP, dove nella nostra regione c'è una collaborazione splendida, pertanto un grandissimo in bocca al lupo anche a loro. Grazie, ci rivediamo, come diceva il Presidente, al ritorno. Vi seguiremo con molta, molta attenzione, perché il Paese ha bisogno di momenti felici come quelli che abbiamo vissuto in questo mese con la Nazionale Italiana. Adesso lo andremo a vivere alle prossime Olimpiadi, sapendo che oltre a tifare Italia, tiferemo anche per atleti della nostra regione. Veramente un abbraccio a tutti e tanti, tanti in bocca al lupo. Grazie.
Grazie al Presidente Fabio Luna, abbiamo presentato il Presidente della Federazione Ginnastica d'Italia, Gerardo Tecchi, ma permettetemi di presentarvi adesso un paio di monumenti del nostro sport, senza nulla togliere agli altri, naturalmente a cominciare dalla nostra portabandiera di Atlanta, la straordinaria Giovanna Trillini. Per proseguire con gli ultimi due ori di Londra e di Rio de Janeiro, Assunta Degnante. Vorrei avvisare chi è collegato da remoto che cercheremo di andare con le discipline in ordine alfabetico. Cominciamo dunque dall'atletica leggera per segnalare che saremo rappresentati da Gianmarco Tamberi, già campione mondiale ed europeo, primatista italiano con 2:39, sta attraversando un periodo difficile, lo sappiamo tutti. Questa mattina ci ha mandato un bellissimo messaggio di saluto da Forlì, dove si trova per visite di controllo. Noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo a lui e Marco Tamberi, che come tecnico lo seguirà. E apriamo la pagina della ginnastica ritmica collegandoci con la nostra individuale ai giochi di Tokyo, Milena Baldassarri. Pronto Milena? Io ho visto che eri collegata. Vediamo se riusciamo a sentirti. Pronto, ciao a tutti. Eccole qua. Ciao Milena. Allora io volevo... Sì, ti facciamo un applauso intanto. Ora, Milena è nata a Ravenna, ha compiuto 19 anni e ci sono delle note per i giornalisti che io adesso non riferirò completamente. Una cosa però voglio dirvela perché è una curiosità grande. Milena, lo dico io, lo dici tu, sei diventata una bambola della Mattel. Sì, esatto, con una Barbie e somiglianze, quindi ne vado molto fiera, sono molto felice del progetto che ho fatto. Senti, ravennate, ma cosa ha significato per te il trasferimento nel 2014 a Fabriano, che è un po' la capitale della ginnastica ritmica? Sì, è stato un grande momento nella mia carriera, è stata una svolta per me. Ringrazio appunto la coordinatrice che è collegata, Giulietta Cantaluppi, che insieme siamo riusciti negli anni veramente a portare in alto la bandiera italiana più volte, quindi sono molto contenta di questo grande passo. Ecco, tu hai vinto un argento ai Mondiali di Sofia 2018, sei l'unica individualista italiana ad aver ottenuto questo risultato. Per Tokyo qual è il tuo sogno? Beh, io darò il massimo, quindi entrerò con la convinzione, con la voglia di fare e spero di portare il più in alto possibile lì, la bandiera italiana. Senti Milena, poi ti salutiamo. Da dove ci stai parlando? Sono a Desio, è il ritiro nazionale, quindi iniziato questa, appunto, la scorsa settimana e fino al 30 saremo qua in ritiro. Quando partite? Il 30. Il 30. Oh, noi ti facciamo un applauso grande, dai. Milena, dai. Ciao, buon proseguimento della preparazione. Salutiamo Milena Baldassarri, andiamo a trovare Martina Centofanti, che è una delle nostre farfalle. Ciao Martina. Buongiorno a tutti. Oh, io, visto che abbiamo aperto parlando di calcio, oggi è quasi impossibile non farlo. Martina è la figlia di Felice Centofanti. Ex, Assunta già ha fatto subito perché lei è interista, Martina, te lo devo dire, come anche è stato papà. Senti, no, ma parliamo di te, tu invece non sei a Desio, vero? O sì? No, noi siamo a Follonica perché il ritiro estivo lo facciamo qui a Follonica, quindi ci stiamo allenando qui in ritiro estivo già ormai da quasi un mese e anche noi fino al 30 che poi partiremo per Tokyo. Senti Martina, io non leggerò il tuo palmarès perché il presidente non so quanto si può trattenere e questo vale anche per tanti altri atleti, però il quarto posto di Rio, quanto è da riscattare, per usare un termine del presidente, a Tokyo? Sicuramente sì, dopo Rio ci siamo rimessi subito al lavoro, da subito con questa nuova squadra, quindi stiamo lavorando tanto e arriveremo a Tokyo per il riscatto, ecco. Senti, pure ci dai il programma vostro temporale per seguirvi, quando partirete? Noi partiremo il 30 luglio insieme anche a Milena e Alexandra e gareggiamo il 7 e l'8 agosto. Bene.
Ti salutiamo Martina, mi raccomando, noi faremo il tifo per Baffo, tanto ne faremo di tifo, sentiteci alle vostre spalle, d'accordo? Grazie mille, grazie, un saluto a tutti. Ciao Martina. Allora andiamo da Giulietta Cantalupi, che è il tecnico che molti ci invidiano, conosciuta in tutto il mondo. Io ricordo Giulietta come atleta stavolta ai Giochi Olimpici di Londra. Ciao Giulietta, che diciamo di queste ragazze? Ciao cara, che diciamo di queste ragazze in partenza per Tokyo? Niente, ci stiamo preparando, stiamo lavorando meglio che possiamo per cercare di portare sempre in alto la bandiera italiana. Senti, ce la farà la squadra a salire sul podio stavolta, perché ci manca quello, no? La squadra è strapreparata, di sicuro faranno il meglio che possono, sono molto fiduciosa, le ragazze sono molto forti e la preparazione è ottima, quindi penso che si farà il meglio, faranno tutto quello che possono fare e quindi andrà bene. Senti, e la bambola Milena? Milena è una lottatrice, sta superando tutto quello che gli si pone davanti. Io spero in una finale per lei, questo è l'obiettivo. Lei non lo dice, però penso che sta lavorando anche lei per questo. E niente, poi è la sua prima Olimpiade, quindi penso che l'emozione è tanta. So cosa vuol dire e quindi non vedo l'ora di vederla in pedana. Ecco, io salutandoti Giulietta voglio dire che so bene che alle loro spalle ci sono già tante atlete che tu stai allenando e che quindi rappresentano con loro anche il futuro. Intanto però portiamo a casa qualche risultato anche a Tokyo, anche se sarà un'Olimpiade assolutamente diversa da tutte le altre, sei d'accordo? Sì, è un'Olimpiade molto diversa, è stata diversa anche la preparazione e tutto quello che abbiamo passato penso in questo periodo, quindi veramente l'obiettivo per tutti penso è prima di tutto partecipare, perché era anche in dubbio che si sarebbe fatta un'Olimpiade, quindi penso che la gioia principale è questa. Molto bene, allora grazie Giulietta, ti salutiamo, naturalmente incrociamo le dita e ci sentiamo al vostro ritorno. In bocca al lupo, ciao alle ragazze della ginnastica. Ciao. Sì, allora mi fanno cenno che dovremmo collegarci con Alice Volpi, che se no la perdiamo. Cioè, la posso vedere? Chiedo alla regia se riusciamo a vederla. Alice? Ciao a tutti, salve. Ciao Alice. Ciao Alice, allora come ti stai preparando questa? Sai che c'è molta attesa su di te, perché insomma noi giornalisti ti definiamo da podio, sbagliamo qualcosa? No, però non si sa mai, ogni gara diciamo è a sé, però cercherò di dare il massimo. Senti, questa russa che molto spesso si mette di mezzo, la Derigvazova, stavolta la... No, dico, sì, adesso basta, dai, diciamo che è il momento di cambiare. No, Alice, perché questo dimostra la sua determinazione. Alice, dai, noi siamo con voi. Voi dovete sentire alle vostre spalle che c'è un grande tifo come c'è stato per la nazionale di calcio e lo stesso sarà per voi, perché questo grande evento lo abbiamo atteso 5 anni e quindi non vediamo l'ora di sfogarci e di tifarvi, anche se dovrete ottenere un altro risultato, dare il massimo senza il pubblico, che è fondamentale a volte per il conseguimento dei risultati. Grazie mille. Ciao Alice, ti salutiamo. Ciao, arrivederci. Ciao. Grazie. Poi torneremo naturalmente a parlare di scherma. Io avevo visto collegato Simone Sabbioni, ce l'abbiamo Simone? Eccolo. Simone? Non lo vedo, io giuro di averlo visto prima collegato, forse sì, l'abbiamo perso per un po', vedremo se riusciremo a recuperarlo. Stefano Dicola? Dicola non c'è. E allora Matteo Giunta, vediamo un po' che è il... Matteo, eccolo, ciao Matteo. Sì, adesso sì. Ciao Matteo, dove ti trovi? Perché qui è un problema pure sapere dove siete, in quale momento. Non ti sentiamo Matteo.
Adesso mi sentite? Sì, adesso. Sentite? Sì. Noi siamo in Francia, sui Pirenei. Abbiamo le ultime 2 settimane di preparazione e partiremo il 20 per Tokyo. Con quali ambizioni, Matteo? Le ambizioni di arrivare lì al top della condizione e poi vediamo cosa succede. Senti, dici qualcosa, io lo so che lei non è marchigiana come te, però dici qualcosa di Federica, perché quanto sarà la quinta? È la quinta, no? Tua. È la quinta, sì, è un bel numero. È un bel numero e ci ha abituato a cose grandiose. Sarà durissima anche solo entrare in finale in questa edizione, però insomma ci si prova. Senti, tu tanto conosci tutto l'ambiente, di Simone Sabbioni e di Stefano Di Cola che cosa ci dici? Poi dopo ma lo sono due... Ma sono due bravissimi ragazzi, spero che anche loro possano arrivare al 100% della loro condizione e vediamo. Noi siamo molto scaramantici, quindi non si parla mai di risultati o di medaglie, ecco. Però i due ragazzi saranno impegnati, chi in una staffetta, chi in gara individuale staffetta, e spero che possano farci vedere delle buonissime prestazioni. Matteo, grazie, in bocca al lupo anche a te. Ciao, ti salutiamo con questo saluto. Ciao. Andiamo da Simone adesso, che vedo ciao, in pullman. Ciao. Simone, sei in pullman? Sì, sono in pullman, siamo in viaggio verso l'aeroporto. Oh mamma mia. Senti, tu che ci dici? Ti stai preparando per ottenere risultati importanti nel dorso, cosa che hai già fatto, tu hai già ottenuto risultati che fanno ben sperare. Qual è a che cosa ambisci per questa Olimpiade a Tokyo? Prima di tutto volevo ringraziarvi per la cosa che avete organizzato oggi, perché è una cosa importante. Io sono una new entry nelle marche, perché sono con una squadra marchigiana dall'anno scorso e per me è un piacere, davvero un onore. La Vissauro, e per me è davvero un onore essere qua. E niente, cosa si ambisce? Si ambisce a fare un'Olimpiade e divertirsi. Diciamo che, come ha detto Matteo, siamo abbastanza scaramantici. Io penso che le carte in regola ci siano per divertirsi, cercare di fare magari il proprio migliore, il tempo, magari riuscire ad abbassare il proprio tempo e vedere quello che viene. Non mi metto sicuramente paletti, ma sono molto realista ed è molto tosto, c'è un livello altissimo di tutto il mondo, quindi vedremo, sicuramente aiuterò anche la nazionale in staffette e spero di aiutare la nazionale in staffette. Siamo due dorsisti e ce la giocheremo e ci divertiremo sicuro. In bocca al lupo, Simone. Grazie, dai, lupo, grazie forza. Ancora. Crepi, ciao caro. Ciao, abbiamo salutato Simone, che è riminese, ma ci ha tenuto a dire che è molto contento di appartenere anche alle Marche, naturalmente. Adesso facciamo scivolare a un po' più tardi gli interventi dei nostri cestisti della pallacanestro che si sono qualificati vincendo in Serbia e andiamo ad occuparci di pallavolo. Simone, dimmi. Scusate, volevo portarvi saluti di Stefano Di Cola, mi ero dimenticato prima perché vi saluta tutti quanti, ma ha chiesto a me e non c'è riuscito ad esserci. Abbraccialo per noi e ringrazialo. Scusate. Ciao, no, grazie a te. Mi fate andare adesso dal coach della nazionale italiana femminile, Davide Mazzanti, fanese di Marotta, io vorrei dire, oppure marottese di Fano. Come devo dire, Davide? Come si forse, dice? Ciao, buongiorno a tutti. Forse è meglio per mettere prima Marotta. Marotta. Sì. Senti, invece sì. La mettiamo prima, seconda, terza, quarta, la nostra nazionale, la tua nazionale, visto che ci hai abituato tanto bene. Sarà un'Olimpiade tosta, perché comunque siamo in tanti ad ambire al podio. Abbiamo un girone tosto, perché comunque siamo in un girone che non sarà per nulla facile, abbiamo tante grandi squadre con noi e quindi già il girone sarà secondo me una bella prova per vedere come stiamo e dove arriveremo. Ecco, appunto, come ci arrivate, Davide? Era così che l'avevi immaginata a pochi giorni ormai da questo appuntamento, considerato che lo stiamo aspettando
da un sacco di tempo. Sinceramente tutto diverso da come mi aspettavo, perché ho pensato a tante cose preparando questa Olimpiade e poi mi sono reso conto che era un anno diverso, perché comunque l'anno che hanno vissuto i ragazzi è stato un anno complicato sotto tanti punti di vista, e la prima cosa è stata rimettersi a posto dal punto di vista fisico, e mentalmente ci arriviamo bene, perché comunque credo che le ragazze abbiano una gran voglia di riscattare l'Olimpiade di Rio e di vivere questa in modo totalmente diverso. Senti Davide, noi abbiamo quella giocatrice lì che conoscono tutti, ma insomma qui se non si gioca di squadra non basterà lei, no? Sto parlando di Paola Nogu naturalmente. Sì, sì, noi abbiamo una grandissima performer che è Paola, però è come... come ho detto in una delle prime conferenze stampa, noi siamo come i Queen, abbiamo una grandissima performer, forse la più grande, però abbiamo anche tanti grandi solisti che possono lavorare a far esprimere Paolo al meglio, ma anche a esprimere se stessi al meglio. Credo che tante delle ragazze che arrivano alle Olimpiadi, sia chi ha più esperienza sia chi ne ha meno, abbia le carte in regola per far vedere il proprio valore alle Olimpiadi. Davide, ci dai il vostro cronoprogramma da qui alla girone di qualificazione? Allora, noi rientriamo in ritiro il 14 e partiamo insieme anche ai ragazzi il 16 per Tokyo. Poi i ragazzi inizieranno a giocare il 24 e noi il giorno dopo. E poi da lì ovviamente sarà il girone e tutto quello che verrà. In bocca al lupo Davide. Crepi, grazie mille, a presto, un abbraccio a tutti. Questo è l'applauso per te, grazie, ciao Davide. E ciao, prima Davide Mazzanti parlava di performer, io non saprei come definire il prossimo che sarà il team manager della nostra nazionale maschile di pallavolo, ma visto che è soprannominato O Fenomeno, mi sa che è già performer di suo. Samuele Papi, ciao Samuele. Ciao a tutti, buongiorno. Grandissimo. Grazie. Senti, qui nelle note noi abbiamo scritto che hai giocato tantissimo ai più alti livelli, hai vinto praticamente qualsiasi cosa. E per fortuna della pallavolo hai deciso di rimanere nella pallavolo. Come ti vedi in questa nuova veste di team manager? Ma chiaramente è una veste diversa, è tutto un po' più complicato, era più facile fare il giocatore secondo me, però mi sto divertendo, ho un contatto diretto con i ragazzi che si stanno preparando duramente per questa Olimpiade. Sarà dura perché ci troveremo di fronte a giocare contro squadre molto molto forti, però noi ci proveremo, perché siamo l'Italia, abbiamo comunque una squadra molto attrezzata e proveremo a portare a casa qualcosa di importante in questa Olimpiade, che come avete già detto sarà comunque diversa, soprattutto per il problema del Covid, però andare a giocare un'Olimpiade è sempre una cosa meravigliosa e io la vivrò in modo diverso come team manager, dove vi garantisco che si soffre molto di più a guardare da fuori che quando stavo dentro come giocatore. Certo. Senti, Chicco Blengini è il commissario tecnico anche della Lube e in nazionale abbiamo Osmani Wantorenia, Simone Anzani, Ciri Kovar e Ivan Zaitsev. E ci sei tu come team manager, insomma, giocano le Marche nella nostra nazionale. Sì, sì, beh, chiaramente la Lube è conosciuta come una delle migliori società al mondo, l'ha dimostrato con i risultati che ha ottenuto, quindi teniamo alto anche il nome delle Marche. Devo anche aggiungere Piero Benelli. Piero Benelli, il dottore di Pesaro, sì, anche lui, alla sua quarta Olimpiade come dottore, credo, adesso non vorrei sbagliare, quindi ci proveremo tutti assieme. Samu, tu sai bene che l'unica cosa che manca al palmarès dell'Italia, lo dico io, tu, è l'oro olimpico. Lo so, è l'oro olimpico, infatti sempre noi ci teniamo tanto a queste Olimpiadi perché manca proprio vincere la medaglia più importante. Come ho detto prima, non sarà facile, noi ci abbiamo provato, io quando ero giocatore ci ho provato insieme ai miei compagni in tante edizioni, non ci siamo riusciti.
e speriamo che prima o poi questa medaglia d'oro arrivi, perché ci teniamo tutti e proveremo a portarla a casa ogni volta che parteciperemo a un'Olimpiade. D'accordo Samuele, grazie, incrociamo le dita, in bocca al lupo, salutaci tutti. Crepi il lupo, grazie a voi, buon proseguimento. Ciao. Abbiamo salutato Samuele Papi e apriamo adesso la pagina della scherma perché cominciamo da un collegamento esterno. Io non so se Stefano Cerioni, che ricordo a quanti non lo sappiano, è il primatista marchigiano, nato a Madrid ma è jesino ormai a tutto tondo, è colui che ha partecipato al maggior numero di Olimpiadi, 8 se non vado errato, 4 da atleta e 4 da tecnico, e si appresta a disputare, a essere presente alla nona sua Olimpiade. Stefano, dove sei? Ancora a Parigi ad allenare la francese? Perché tu alleni un atleta che è della nazionale francese, un atleta maschio, io posso dire i nomi naturalmente, ma non vorrei perdere tempo, della Repubblica Ceca e uno statunitense. Quindi questo a far intendere la dimensione internazionale del club schermaiesi. Dove sei Stefano? Ciao, sì, sono ancora in Francia, dove abbiamo finito la preparazione di Saora e la prossima, lei con la nazionale francese andrà da domani a Tokyo, io continuerò gli allenamenti con Alex, l'atleta della Repubblica Ceca, ancora per questa settimana e sarò a Tokyo dal 17 e dal 19, 19 andrò a Tokyo. E sarà la tua nona Olimpiade, è giusto? Sì, questa sarà molto, molto strana per me, perché non sarà in una veste particolare, perché non ho una squadra vera e propria, ma ho solo degli atleti, quindi dovrò fare il cambio divisa per seguire la ragazza e il ragazzo. Sarà una cosa nuova, una cosa strana, già questa Olimpiadi è strana di suo. In più ci sarà anche questa cosa strana per me di dovermi cambiare la tuta e rappresentare diverse nazioni. Senti, poi purtroppo ti salutiamo. Non sarò rappresentante dell'Italia per quanto riguarda Elisa Di Francesca, che era la mia quarta atleta che avrebbe dovuto partecipare, se no avrei partecipato per 4 nazionali diverse. Però lei ha vinto Brando, no? Sì, assolutamente, ha vinto Brando, è stata una scelta di vita e da rispettare, perché giustamente ci sono cose importanti, se lo sport è importante, ma le scelte che si fanno nella vita e soprattutto un figlio ti rimarrà per sempre, quindi è molto importante anche quello. Senti, poi ti salutiamo. 1984 Los Angeles, tu vinci il bronzo individuale e l'oro a squadre. Sei stato il primo jesino a portare 2 medaglie dalle Olimpiadi statunitensi e Elisa Di Francesca è stata l'ultima a Rio 2016. Alice Volpi del club schermaiesi si sentirà forte la responsabilità di non far scendere dal podio una rappresentante del club schermaiesi, visto che cosa hanno combinato dopo di te Giovanna Trillini e il sottosegretario attuale di Stato allo Sport Valentina Vezzali, oltre a Elisa? Ma sicuramente, oltre ad Alice che è iscritta al club, anche Isaora e Alex sono iscritti al club schermaiesi. Ovviamente se sarà un'italiana, Alice, mi farà piacere. Se dovessi scegliere di perdere con qualcuno, vorrei Alice, sicuramente. Che fosse lei a battere le mie, però come sai per cercare di fare il meglio. Con la Russia mi pare che hai già dato, quando eri il commissario tecnico della nazionale russa l'hai fatta arrivare davanti alle nostre, quindi datti una regolata perché noi siamo tifosi delle nostre. Vabbè, cercheremo di eliminare le russe almeno, sarà meglio per le italiane anche. Bene, bene, grazie Stefano, buona Olimpiade. Grazie anche a te. Voi. Grazie. Salutiamo anche Stefano Cerioni e prima di ascoltare chi è in presenza con noi, guardate che succede adesso, ci colleghiamo addirittura con Tokyo. È così? È così Ilaria Cacciamani? Ciao Ilaria, è vero che sei già a Tokyo? Sì, sono a Sendai, che è una città
diretta circa 3 ore da Tokyo e siamo qua in ritiro. Quando siete arrivati per giocare il vostro torneo di softball? Siamo arrivati sabato, sì. Ecco, tu sei maceratese, io non ho ricordato le provenienze di tutti gli atleti, poi naturalmente questo appartiene alle note che saranno consegnate ai colleghi giornalisti, però insomma tu sei la lanciatrice della nostra nazionale, con che ambizione affrontate questo appuntamento? E poi raccontaci un po' che clima c'è lì, perché siamo preoccupati, perché ci parlano del problema che molti giapponesi queste Olimpiadi proprio non le volevano, che c'è un sacco di smog, non so se è vero, insomma io non vorrei intimorire chi sta per partire, qualcuno lo abbiamo anche qui in sala, però insomma ci racconti com'è lì, è vero che mancano 3 ore a Tokyo rispetto a dove sei tu, ma insomma non è tanto lontano. Allora, qua sinceramente sono stati tutti, come già altre volte, i giapponesi sono super accoglienti, quindi non abbiamo avuto nessun problema del genere. E quindi noi ci troviamo bene, ci hanno fatto trovare tutte le comodità possibili, quindi siamo cariche. L'ambizione è quella di fare il massimo che possiamo fare, siamo cariche dalla vittoria dell'Europeo della settimana scorsa, ecco, e quindi niente, l'ambiente è molto, diciamo, tranquillo e felice di fare questa esperienza. Senti, siccome va molto di moda, siete anche voi in una bolla lì? Sì, potete, sì, anche persone, no? No, no, noi siamo in una bolla all'interno proprio di un posto in cui possiamo solo frequentare determinati spazi e possiamo andare solamente al campo e tornare all'alloggio, quindi proprio super, super quindi, stretti, ecco. Quindi niente souvenir, semmai no, le medaglie, dico, vi potete portare delle medaglie come souvenir. È l'unico, sì. Bene, sì. Ilaria, grazie tante, in bocca al lupo, ti salutiamo affettuosamente. Grazie a voi. Come apripista marchigiana ai giochi olimpici di Tokyo. Abbiamo salutato Ilaria, vedo che ci sono collegati ancora Stefano Angelelli e Lino Secchi, che salutiamo ancora una volta. Adesso però torniamo qui per ascoltare l'intervento di Luca Savoiardi, presidente del CIP delle Marche, e poi andremo a sentire chi è qui nella nostra sede del Palazzo Limadù. Presidente, prego. Grazie Andrea, io ringrazio la Regione che naturalmente insieme al CONI e al CIP ha organizzato anche questa volta, ha mantenuto la tradizione di organizzare questo appuntamento importante, avvenimento importante, doppiamente importante, anche perché sicuramente, come è stato già detto, sarà una Olimpiade e Paralimpiade un po' differente rispetto alle altre, però io credo che lo spirito sportivo sia sempre lo stesso, no? Quindi al di là delle pandemie, al di là degli avvenimenti avversi, credo che gli atleti marchigiani, olimpici e paralimpici, affronteranno questa competizione con gioia, questo è l'augurio che io gli faccio, quindi di affrontare questo appuntamento con gioia, naturalmente di fare tesoro di questa esperienza, perché non capita tutti i giorni di partecipare ad un evento del genere, di rappresentare oltre che la nazione italiana, ma anche, come è stato detto poc'anzi, il territorio marchigiano. La faccio breve perché già quei tempi sono scorati, e io concludo dicendo che sì, è bello, cioè, siete tutti atleti, siete tutti campioni, siete tutti maturi, vaccinati e intelligenti. È bello il motto che dice l'importante è partecipare, non vincere, però non nascondiamoci che partecipiamo per vincere. Poi dopo se non vinciamo va bene uguale.
Questi sono i giri di parole del presidente Savoiardi, che va dritto all'obiettivo. Vi anticipo che sentiremo anche i saluti dei due cestisti, Alessandro Paiola e Achille Polonara. Un saluto rapidissimo dal presidente Gherardo Tecchi, che è l'unico nostro presidente federale nazionale nello sport, quindi gli porterei un microfono. Eccolo qua, una battuta, grazie presidente, andiamo di fretta, siamo tanto in ritardo, il presidente è pieno di impegni. Velocissimo. Io ringrazio il CONI e il CIP per quello che hanno fatto. Mai abbiamo portato una delegazione così ampia di atleti qualificati, in cui spicca la parità di genere, tante ragazze e tanti ragazzi. Sicuramente faremo bene in tutti gli sport, perché so che sono ben preparati. Un in bocca al lupo a tutti. Grazie presidente. Giovanna Trellini, grandissima, straordinaria campionessa. Ciao a tutti. Ti ringrazio Andrea per aver caricato ancora di più la nostra bice, perché è stato un gran motivatore. E niente, per noi queste Olimpiadi finalmente si stanno avverando, si stanno avvicinando, ci sono tantissime difficoltà perché molte persone che fanno parte dello staff purtroppo non potranno viverla appieno come abbiamo sempre fatto per tutte le rigidità che ci sono state. Quindi abbiamo cercato di lavorare tutti nel modo migliore, le difficoltà sono state tante e insieme a me partiranno, qui ci sono Tommaso Marini e Annalisa Coltorti, lavoreremo per dare sempre il meglio e per far sventolare la bandiera italiana sempre nel modo più alto, ecco, diciamo così, va bene? Certo, tu sei stata portabandiera, quindi ti dobbiamo credere. Vorrei che adesso il microfono scivolasse fino ad Assunta Legnante, perché poi il presidente Francesco Acquaroli, che credo ci debba lasciare fra qualche momento, consegnerà, a proposito di bandiere, forse credo la bandiera della Regione Marche, così ne facciamo sventolare due, una dell'Italia e una della Regione Marche. Assunta Legnante, due ori e un sogno triplete. Da buona interista. Quindi? No, io sono quindi, scaramantica anche. Quindi. Che quindi? Come stai? Ti sei operato a tendine d'Achille? Come va? Io ho avuto un intervento ad ottobre scorso, fortunatissima come sempre, prima di una Olimpiade, di una Paralimpiade, perché io sono stata anche dall'altra parte nel 2008, quindi ho fatto anche un'Olimpiade prima di... Non ti sei fatta mancare. Non mi sono fatta mancare niente, come non mi faccio mancare nulla prima di un importante evento. E anche quest'anno esco fuori da un bruttissimo incidente, quindi una rottura di un tendine d'Achille, operata, fatta la prima gara d'esordio settimana scorsa, mi sono ripresa alla prima posizione nel ranking mondiale sia nel peso che nel disco, e il brutto per me è proprio quello, è che io non mi posso nascondere, cioè quello è il problema, io vado lì sapendo di dover difendere i miei titoli, ecco, il mio titolo, e puntare al triplete. Quindi insomma ce lo prometti, l'intenzione è quella, poi come si suol dire, vincere è facile, confermarsi è difficile. Questo nel getto del peso, lancerai sì. Anche il disco o no? Faccio anche il disco, sì, faccio anche il disco e lì sarò un outsider perché esco fuori, cioè nel disco faccio determinate misure soltanto da un paio d'anni, dove ho vinto per la prima volta il mondiale nel 2019 a Dubai, e quindi sono un po' la sorpresa nel disco, sperando di confermare anche quello. Però era un mondiale, ricordo. Era un mondiale, ecco. Ma le atlete sono quelle. Bene, presidente, se vogliamo procedere alla consegna a Giovanna Trellini, Assunta Legnante, della bandiera della Regione Marche, io invito i colleghi fotografi ad avvicinarsi per questo bellissimo momento. Un attimo che arriva anche Assunta, eh? Un attimo, sì, aspetta Assunta, che adesso ti accompagniamo. Possiamo accompagnare Assunta? Possiamo venire davanti al tavolo, grazie. Così viene anche Assunta. I vicepresidenti del CONI regionale delle Marche, Luca Savoiardi. Attenzione perché non abbiamo concluso, tra qualche momento sentiremo i saluti anche dei due nostri campioni del basket che sono in partenza
ricordo che sono convocati, erano convocati per ore 13 all'Acqua Cetosa di Roma per essere sottoposti alle visite mediche. Ecco che arriva anche Luca Savoiardi. Sì, sì, attenzione, perché non so se avremo Giorgio Farroni ancora collegato e Ndiaga Diang, tra un po' lo sentiremo, quindi non abbiamo ancora concluso. Io, Assunta, ti invito a riprendere posto, grazie. Grazie, è questione di pochi minuti, perché vorrei farvi ascoltare anche i video messaggi dei nostri due cestisti. Ciao a tutti, mi dispiace molto non poter essere con voi in questa fantastica giornata. Innanzitutto inizio con i saluti per Luca Savoiardi, Francesco Acquaroli, Fabio Luna e Davide Paolini e naturalmente tutti gli altri. E siamo molto carichi e eccitati per questa nuova avventura alle Olimpiadi. Non vediamo l'ora, naturalmente dopo 17 anni abbiamo raggiunto un grande traguardo, quindi non vediamo l'ora di arrivare a Tokyo e di iniziare questa fantastica avventura. Un abbraccio e buona festa a tutti. Ciao! Ciao a tutti, sono Alessandro Paiola e rappresenterò l'Italia con la pallacanestro ai Giochi Olimpici di Tokyo. E mi dispiace molto non essere presente all'evento di lunedì mattina presso la Regione Marche, ma ci tenevo comunque a fare un saluto al Presidente della Regione Francesco Acquaroli, a Fabio Luna, Presidente del CONI, a Luca Savoiardi, il Presidente del CIP Marche, e a Davide Paolini, Presidente del Comitato Regionale FIP, nonché anche grande amico e grande sostenitore. E, appunto, mi spiace non essere presente lì, però ecco, per me sarà un grande onore rappresentare la nostra regione insieme a tutti gli altri atleti, tecnici e quant'altro ai Giochi Olimpici di Tokyo. E sarà un'emozione enorme, soprattutto perché arriva da una qualificazione totalmente inaspettata, da un'impresa assieme ai miei compagni di squadra, e quindi sono strafelice, sono molto carico per affrontare questa bellissima esperienza, che sono sicuro sarà un'esperienza che mi farà crescere e farà crescere tutti noi. Quindi non vedo l'ora di essere a Tokyo e intanto mando un saluto grande appunto a tutta la regione e porterò in alto il nome delle Marche, cercherò nel mio piccolo di portare in alto il nome delle Marche a Tokyo. Un saluto a tutti. Ciao, un traguardo. Purtroppo c'è stato anche poi in mezzo, diciamo che gli ultimi occasioni oppure le ultime chance non ci sono state per provare ad entrare. Però comunque sono felice di andare e spero che sia comunque una bella Olimpiade per tutti e in bocca al lupo, speriamo bene. Bene, bene, in bocca al lupo anche a te per tutto, Tommaso. Io adesso vorrei che il microfono arrivasse a Giovanni Torrisi. Perché? Perché non abbiamo ancora detto che saremo rappresentati anche nel tennis dalla maceratese che il 30 dicembre ha compiuto 29 anni, Camila Giorgi, vero Giovanni? Sì, da Camila io ho avuto la fortuna e il piacere di avergli messo la racchetta in mano la prima volta a Macerata, quindi gli ho detto: guarda, il padre voleva far fare ginnastica artistica, ho detto: guarda, mandala a tennis che è meglio. Ho avuto ragione, ci possiamo aspettare di tutto da Camila, quindi la conoscete, può vincere come perdere al primo turno, quindi le capacità ci sono, la testa un po' meno, però la classe ce n'è tanta, quindi speriamo bene, gli facciamo un in bocca al lupo a tutti. Hai fatto una fotografia meravigliosa in pochissimo tempo di questa giocatrice, evidentemente la conosci meglio di tanti altri. E volevo andare adesso da Ndiaga Nyang, sempre che non abbiamo recuperato Giorgio Farroni, per sapere dal mezzofondista di origini senegalesi, ma tesserato per l'Antropos di Civitanova e per l'Avis di Macerata, doppio tesseramento, ma doppia volontà di ben figurare in quale disciplina, perché la tua sono gli 800, no? 1500. 800 e 1500. Le farai tutte e due? No, lì sono iscritto sia sui 1500 e sui 4, però adesso dobbiamo valutare per i 4, però ufficialmente i 1500. Senti, Assunta è un po', no, diciamo, l'icona del mondo paralimpico, però noi ci aspettiamo dei risultati anche
da te e da Giorgio. Giorgio anche ha vinto due mondiali recentemente, è il tuo compagno di squadra anche Farroni, no? Sì, sì, conosco. Tu che cosa ti sei prefissato? Che cosa vorresti fare? Conquistare la finale? Niente, adesso sto allenando, però io appunto la finale e appunto la medaglia d'oro. Ah, ecco, insomma, no, dico, sì. adesso, così. No, scusate, andiamo sempre a finire a Mancini, a Roberto Mancini, che quando è stato intervistato la prima volta ha detto, ma cosa volete fare gli europei? Vincerli. Perché partire così significa darsi il più ampio... Ti interrompo, perché quando l'ho incontrato la prima volta, ho detto, mister, ma secondo lei che facciamo? Diciamo, noi, secondo me, possiamo vincere. Così quindi, ha detto. Era, cioè, lui, secondo me, la sentiva. Io non l'ho detto mai perché ero Scaramanti, non sono Scaramanti, quindi... Però, no, è importante, la testa è importantissima, la determinazione. Fondamentale, quindi complimenti, ragazzi. Grazie. Bene. Presidente, siamo quasi in chiusura, so che è impegnatissimo, un ultimo saluto a tutti e la chiudiamo fra qualche molto momento. Brevemente, io vi ringrazio. Prima ho dimenticato sempre di corsa una cosa, per noi è un grandissimo orgoglio già il fatto che voi possiate rappresentare le Marche alle Olimpiadi, quindi grazie veramente per quello che avete fatto fino ad oggi. E poi tutto quello che riuscirete a fare, come diceva bene Luca Savoiardi, noi proviamo a vincere, poi quello che viene va bene, però auguri veramente in bocca al lupo di cuore a tutti voi. E grazie di essere stati qui con noi oggi, anzi, sarebbe bello al ritorno se riuscissimo a vederci magari tutti in presenza. Auguri. Grazie, 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 grazie Presidente. Ricordo anche che saremo rappresentati anche dal punto di vista dei direttori di gara, perché alle Paralimpiadi avremo Maurizio Zamponi, che praticamente vive a Macerata, che sarà arbitro di basket in carrozzina. Sapete che abbiamo una grandissima squadra di basket in carrozzina che ha partecipato quest'anno alla finale scudetto, l'anno scorso l'ha vinta, e nelle note che abbiamo preparato, possiamo portare un microfono, nelle note che abbiamo preparato c'è proprio che Maurizio Zamponi è stato invitato a provare l'esperienza di arbitrare il basket in carrozzina dal Santo Stefano, è così? Sì, assolutamente sì, io ero arbitro di basket in piedi, noi lo chiamiamo basket in piedi, anche se ogni volta che lo dico suona strano, e è stato proprio Gianfranco Poggi che è sempre stato molto attivo anche nel reclutamento di arbitri, quindi è grazie a lui che nel 2008 ho iniziato e poi eccomi qua. Come siamo come nazionale di basket in carrozzina? Messi bene? Come nazionale siamo messi bene, purtroppo siamo rimasti per un soffio fuori dalle Paralimpiadi, per cui sarò l'unico rappresentante del basket in carrozzina a Tokyo, speriamo bene per Parigi. Però visto che il Presidente ha detto che dobbiamo puntare al massimo, noi punteremo a Maurizio Zamponi, arbitro della finale. Alle perché Paralimpiadi, no. Ci proviamo. Grazie, questo è anche il nostro augurio, il nostro in bocca al lupo naturalmente, grazie a tutti voi, grazie, abbiamo adesso una consegna di ricordi di questa giornata, c'è credo il volume Le Marche a 5 cerchi che insomma sarà aggiornato, credo, speriamo per lo sport marchigiano dopo i giochi olimpici di Tokyo e paralimpici di Tokyo. Assunta Legnante finalmente entra in possesso del volume nel quale ha scritto lei il racconto della sua Rio, perché così hanno fatto stavolta coloro che avevano vinto la medaglia ai giochi di Rio. E vedo che lo riceve Annalisa Coltorti, che naturalmente è raccontata nel libro, perché anche a quelle Olimpiadi lei ha partecipato, come anche Giovanna Trellini, ma non vorrei andare ulteriormente nei particolari, mentre Fabio Luna e il presidente Savoiardi consegnano questi ricordi a tutti voi che avete partecipato. Va il ringraziamento della Regione Marche, del CONI delle Marche, del CIP delle Marche per aver preso parte a questo appuntamento. Grazie a tutti i presidenti per la loro partecipazione, grazie agli atleti, ai tecnici, ai dirigenti che hanno perso del tempo, speso del tempo per essere qui oggi, si vede che ci credono molto e hanno voluto sentire l'affetto
di tutta la regione alle loro spalle, ed è con questa idea che vi lasciamo oggi 12 luglio 2021 con la promessa di ritrovarci subito dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Grazie e a tutti voi. Buona fortuna!